amici di Telemolise, oggi siamo a Campobasso al Museo dei Misteri. L'associazione Misteri e Tradizioni presenta il calendario 2019. Gli scatti sono di Roberto De Rensis. Entriamo insieme in questo viaggio. Liberato Teberino, oggi l'associazione Misteri e Tradizioni presenta un progetto nato 22 anni fa e che cresce sempre più di anno in anno. Stiamo parlando del calendario dei misteri. Sì, questa sera presentiamo alla cittadinanza l'edizione 2019 del calendario che, come nelle edizioni precedenti, vede riprodotte le immagini della processione 2018. Quindi tutti i protagonisti avranno la possibilità di trovarsi e di avere queste immagini per l'anno prossimo. Sono 13 mesi, quindi ci sarà anche gennaio 2020, per consentire a tutti i misteri di essere presenti nel calendario. Ricordiamo com'è nata quest'idea. Ma era il 1998, cioè il primo anno dalla costituzione dell'associazione. E si pensò di avere, come dire, un piccolo gadget così da custodire tra noi associati. Ne stampammo un migliaio di copie e poi l'anno successivo a crescere, perché ci veniva appunto richiesto da appassionati dei misteri. E come negli anni scorsi, quest'anno stampiamo 4.000 copie numerate e sono già oggetto di collezione da tempo. Un gadget che è diventato per molti un vero e proprio pezzo da collezione. Sì, è vero. Non è difficile vedere persone, amici qui al museo chiederci copie anche delle edizioni passate. Quest'anno una dedica particolare alla famiglia Teberino. Sì, qualche settimana fa abbiamo festeggiato qui al museo il 50° anno di impegno della famiglia Teberino con i misteri. A dire il vero c'è un'inesattezza, perché nonna Antonietta, la mamma di papà, quindi mia nonna, già nel 1913 aveva partecipato come Maddalena sul mistero omonimo, quindi il connubio Teberino-Misteri è centenario. Ma la famiglia dei misteri non è solo Teberino, cioè qui tutti quelli che danno il proprio contributo per la buona riuscita delle processioni dei misteri appartiene alla famiglia dei misteri. Roberto De Rensis, sono suoi gli scatti che compongono il calendario 2019? Sì, sono stato interpellato da Gianni per la realizzazione di questo ennesimo calendario. Non so, speriamo vada bene, piaccia e niente, va bene così. Che cosa ha voluto raccontare con queste fotografie? Beh, queste foto rispetto a quelle di qualche anno fa, dove erano un pochino più specifiche per quanto riguarda un po' la ricerca anche dei personaggi che salivano sui misteri, e si è voluto un attimino realizzare un calendario dove eventualmente si può notare, in base anche alle immagini che abbiamo realizzato, quello che è il percorso dei misteri con tutti i personaggi che appunto vengono poi a comporre ogni singolo mistero. Niente, è solo una rivalutazione un po' anche del centro storico e niente, far vedere anche appunto come il mistero viene portato in spalla, insomma, un po' racconta un po' in toto quello che è la singola festa nel centro storico di Campobasso. Antonio Bredice, lei è volontario dell'associazione Misteri e Tradizioni, oggi è qui per la presentazione del calendario. Sì, siamo qui tutti per la presentazione del calendario, come tutti gli anni d'altra parte. Quest'anno ricorre in modo particolare che abbiamo l'evento del 2 dicembre con l'uscita dei misteri, in via eccezionale, per i 300 anni del Dizinno e contemporaneamente per i 50 anni della famiglia Teberino che hanno in affidamento i misteri. Campobasso sente molto il legame con questa tradizione. Questa è una cosa che sentiamo tantissimo, sì, siamo molto attaccati a questa tradizione e siamo sempre presenti, anche d'inverno, quando ce n'è bisogno. Questo calendario racconta tanti anni di storia.
Molti anni di storia, diciamo. Ogni anno è sempre più elaborato e ormai sono calendari da collezione, più da sfogliare per i giorni. Pasquale Minicucci, lei è nell'associazione da pochi anni, che cosa l'ha avvicinata a questa tradizione? Diciamo che era mia figlia che aveva una grande passione per i misteri. Lei mi ha portato qui e piano piano mi ha contagiato e oggi diciamo che proseguo questa passione che aveva mia figlia in maniera veramente forte. Questo è un anno importante per l'associazione, per diversi motivi. Sì, questo è un anno importante, è un anno diciamo anche storico perché alcune date rimangono nella storia. Quest'anno siamo al 300° anno della nascita di Zinno. Inoltre quest'anno abbiamo anche festeggiato i 50 anni dell'associazione grazie alla famiglia Teberino, che sono 50 anni che diciamo accudisce, possiamo dire, i misteri di Campobasso. Oggi la presentazione del calendario 2019 ha dato un'occhiata, che cosa ne pensa? Diciamo che è un calendario, si può dire, collaudato, nel senso che sono oltre 20 anni che viene fatto e diciamo che è diventato un appuntamento importante per i campobassani e diciamo che chi è campobassano vero lo vuole a casa questo calendario, quindi rinnoviamo sempre questa passione. Chiara Rossi, la donzella per questa edizione invernale dei Misteri, lei ha vinto un vero e proprio concorso. Sì, ho vinto questo concorso che è stato indetto per scegliere questa figura così importante per questa manifestazione, infatti sono molto felice insomma, di poter rappresentare e di poter partecipare a questo evento. Quali sono state le fasi di questo concorso? E allora sono state inviate delle candidature insomma, per poter appunto, assumere questo ruolo e una commissione ha scelto insomma, in base appunto, a foto e a caratteristiche delle varie ragazze. Candidature arrivate dalle associazioni Molisani nel Mondo, lei a quale associazione appartiene? Io appartengo all'associazione di Roma Molisani del Mondo, le Forche Gaudine. Lei vive a Roma, però le sue origini sono molisane. Sì, io sono nata e cresciuta a Roma, ma mia madre è di origini di Pietrabondante. I miei nonni sono sempre vissuti lì. Quanta emozione! Sono straemozionata e davvero non trovo le parole dopo aver visto insomma, tutto quanto ciò che c'è dietro a questo evento così, così grande in questa regione che amo così tanto. Amici di Telemolise, il nostro viaggio al Museo dei Misteri termina qui. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Vi ricordiamo che potete seguirci al canale 11 di Telemolise 96 in Abruzzo, 880 nel Lazio. Potete rivedere tutte le nostre puntate collegandovi al sito internet www.telemolise.com.